Ciao my darling! Settimana numero 36, dove per me il punto clou è stata la nascita dei piccoli di River e di Gordon. Era una gravidanza non prevista, ma non per questo meno amata, anzi. Quindi se ogni tanto durante il video sentirai dei murugneu, è perché ci sono i quattro piccoli lì. Tu non sai la fatica che è trattenersi dallo spupazzarli da mattina a sera. Oddio, guarda quel cosino! Dovrebbero essere tre femmine e un maschio, e c'è una femmina che ha tutto il musino a macchie, per cui ovviamente per adesso l'ho chiamata Rorschach, ha persino il nasino a metà, metà nero e metà rosa, è una cosa da perdere la testa! Va bene, ok. Oh, l'almanacco già mi sono divertita da matti a fare la ricerca, quindi figurati adesso a chiacchierarne. Dunque, 1° settembre, giornatone. Nel 1902 in Francia esce quello che molti ritengono essere il primo film di fantascienza Eva, cioè La Voyage dans la Lune. La mia pronuncia francese è qualcosa di... non ne parliamo neanche. Viene tradotto Viaggio nella Luna, da quello che ho visto online. Vabbè, da una trama di Jules Verne, naturalmente, ispirazione di infinite prove artistiche, tra cui il bellissimo video, ovviamente, di Tonight Tonight degli Smashing Pumpkins. Perdona se ogni tanto guardo di là, ma una delle cose terrificanti che mi ha detto il veterinario è che Gordon potrebbe diventare aggressivo nei confronti dei piccoli, quindi, ecco, per esempio, adesso c'è un momento di alta tensione. Nessuno dei due ha capito cosa siano quei quattro cosini, eh. Gordon, cosa sono quelle piccole cacole? Non lo so, non mi interessa. E se ne va. Stavamo parlando di Viaggio nella Luna, ritenuto da tutti un film in bianco e nero, finché nel 1992 non ne viene ritrovata una copia a colori a Barcellona. Tu sai, da tutte le nostre chiacchiere pregresse sul Technicolor, che è impossibile che ci fosse un film a colori nel 1902. Era colorato a mano. Forse hai in casa foto di nonni e bisnonni, si usava colorarli a mano con le matite. Io ho una foto di mia nonna da qualche parte, bellissima, con le labbra proprio da Biancaneve, colorate di rosso. Vabbè, tant'è che nella versione a colori emerge il fatto che nella celeberrima immagine della Luna col missile dentro l'occhio c'è il sangue, povera Luna. Il 1° settembre del 1952 esce Il vecchio e il mare e Hemingway viene consacrato a eroe della letteratura. È grazie a questo libro che, anche grazie a questo libro, e forse principalmente grazie a questo libro, che vince il Pulitzer e il Nobel. Che uno non ci basta, no? Bisogna fare doppietta. Dopo aver commesso un fail mostruoso nel saltarmi il compleanno di Harry Potter, ultimamente per l'almanacco consulto anche la Harry Potter Wikipedia, Potter Wiki, credo che si chiami, ti metto il link qui sotto, ed è così che non mi sono dimenticata che il 1° settembre è il giorno in cui parte l'Hogwarts Express dal binario 9¾ di King's Cross. Nonché, il 1° settembre sempre, la sera avviene la cerimonia di assegnazione nelle case, insomma la cerimonia col Sorting Hat. Nel 91 è toccato a Harry, Ron e Hermione e io mi ricordo quando c'era il sito per capire in che casa tu fossi prima dell'uscita dei film. È una cosa, penso, da Età della Pietra. E lì mi sa che la primissima volta io ero venuta a Corvo Nero, mi piaceva da morire, ma in tutti gli altri tentativi Grifondoro, così come in Pottermore, che è una delle ragioni per cui penso non ci gioco così tanto. Preferisco essere Corvo Nero. Il 2 settembre del 44 a.C. Cicerone si lancia nella prima di 14 filippiche contro Marcantonio. Filippica è un termine ormai entrato, io penso, nella lingua comune, forse ha già fatto in tempo anche a uscirne, per violento attacco a parole. Prende il nome dalle filippiche che furono proclamate da Demostene contro Filippo II di Macedonia. Demostene, se Cicerone era il mio incubo al liceo classico, Demostene era il mio preferito. Vabbè, uno è latino e uno è greco, ma io non sono mai stata un campione a tradurre né l'uno né l'altro. Demostene ha una storia veramente toccante, secondo me. Insomma, quando fu raccontata a me, per me Demostene è diventato un eroe. Dunque, lui voleva fortissimamente diventare un oratore, ma aveva un difetto di pronuncia. Non è chiaro se avesse la sussista, non so se è un nome tecnico, insomma, non saper pronunciare la S come Muzzino, e come mio fratello quando era piccolo, o se balbettasse.
Per migliorare la propria esposizione, lui era solito tentare di parlare sopra il ruggito delle onde, pare a Capo Sunion. A Capo Sunion c'è un piccolissimo tempio che io ho visitato quando andai in gita scolastica in Grecia e sul quale pare quel teppista di Byron abbia inciso il proprio nome come su Stonehenge. Insomma, Demostene si allenava a farsi sentire dall'altra parte della piccola baia oltre il ruggito delle onde e parlava con dei piccoli sassolini in bocca, immagino per fermare gli spasmi della lingua. Non riesco a capire a livello meccanico quanto potesse essere utile parlare con dei sassolini in bocca. Com'è, come non è, è diventato un oratore fenomenale e uno dei primi a utilizzare escamotage retorici nell'esposizione delle sue opinioni. Vabbè, niente, tutto questo era per dire da cosa viene la parola filippica e per parlare di Demostene, che era uno dei miei preferiti anche perché aveva un'esposizione piuttosto lineare e per me, che ripeto, non ero grandiosa nella traduzione, Demostene era più facile degli altri. Se non mi ricordo male, era anche la mia versione dell'esame di maturità. Vabbò. Il 2 settembre del 1666 scoppia quello che è noto come il grande incendio a Londra, che finisce per distruggere 10.000 edifici, tra cui la cattedrale di St. Paul. C'è quello che viene chiamato soltanto The Monument a marcare il punto dove pare sia scoppiato l'incendio, e il Golden Boy of Pi è una piccola statuetta dorata che teoricamente segna il punto dove invece l'incendio è stato domato. Ah, anche per il 3 settembre ne ho di divertenti, forse sono solo io che mi diverto con queste cose, ma vabbè. Il 3 settembre del 301 viene fondata San Marino. Nel 1995, grazie Potter Wiki, è il giorno in cui Harry va in punizione dalla Umbridge e quella carogna gli fa scrivere I must not tell lies e gli vengono le cicatrici sul palmo della mano. Credo sia uno dei primi momenti, certamente non l'ultimo, in cui si odia furiosamente la Umbridge, in cui la sua violenza, secondo me, è eccezionalmente sproporzionata per quello che se ne sa di lei, no? Fino a quel punto. Quando ti rendi conto che è il tipo che impone questo genere di punizioni, capisci anche che da qui in avanti saranno cazzi, come dice il poeta. Ho cercato un modo più dolce di dirlo, ma... Il 3 settembre del 1802, William Wordsworth scrive un sonetto che si intitola in modo molto originale Sonetto composto sul ponte di Westminster il 3 settembre del 1802. Il sonetto di per sé, a parte il fatto che descrive Londra vista dai suoi occhi su quel ponte che c'è tutt'oggi, per cui ti puoi mettere in un punto che puoi pensare essere lo stesso dove stava Wordsworth, a parte questo elemento, dicevo, l'importanza del sonetto è relativa, ma è del 1802 la prefazione alle ballate, che viene considerato uno dei punti assolutamente cruciali del romanticismo, perché è lì che Wordsworth conia la frase che secondo lui descrive la poesia. Cioè, la poesia è un'eruzione di emozioni, ma il punto per Wordsworth, al contrario del suo amichetto amico Coleridge, non è scrivere mentre si è travolti da questa emozione, bensì secondo lui il punto è emotions recollected in tranquility, quindi uscire nel mondo e provare sulla propria pelle queste emozioni fortissime, ma scrivere soltanto in tranquillità quando si possano richiamare alla memoria queste emozioni, quindi già filtrate in un certo senso, però così più facilmente esprimibili appunto attraverso la poesia. Lo so che parlo sempre di questo genere di cose, di queste di Keats parlo, perché non è che sappia molto altro, però questo diverso piglio di due persone contemporanee, vicine, amici, il diverso piglio, dicevo, su una... uno degli elementi che secondo me è veramente alla radice del perché viviamo mi affascina senza fine, quindi temo che continuerò a ripetermi a lungo. Il 4 settembre del 1882 Thomas Edison pigia l'interruttore, preme l'interruttore della prima rete elettrica al mondo che illumina un miglio quadrato di Manhattan. E a proposito di lampadine che si illuminano, che sono il simbolo universale delle grandi idee, il 4 settembre del 1998 Larry Page e Sergey Brin fondano Google. 4 settembre 1927 esce il primo cartone animato di Oswald il Coniglio Fortunato. Oswald è il primo personaggio che Walt Disney abbandona in nome di Mickey Mouse. Quindi Coniglio Fortunato, insomma, fino a un certo punto. Il suo primo cartone si chiama Trolley Troubles. Nel 2010 è uscito un videogioco che si chiama Epic Mickey, dove c'è la trama di Oswald che deve affrontare la propria sindrome dell'abbandono e la gelosia nei confronti del fratello minore Mickey Mouse. È una sorta di
Non lo so se sia la stessa cosa, però insomma, metà trama quasi alla Kingdom Hearts, se vuoi. È veramente tristissimo. Il punto è che Oswald è il sindaco di Rifiutolandia. Però è Disney, quindi diciamo che non è triste a lungo. Oh, allora, sul 7 settembre 1911, ti ricordi che è più o meno dal 20 agosto che parliamo di questo epico furto della Mona Lisa dal Louvre? Più si va avanti con questa storia, meglio diventa. Dunque, il 7 settembre del 1911, Guillaume Apollinaire viene arrestato perché è sospettato non necessariamente di aver rubato personalmente la Gioconda, stavo per dire la rotonda, ma di essere comunque coinvolto nel furto. Lui non solo nega, ci tira dentro Pablo Picasso, ma in realtà aveva effettivamente offerto asilo al buon Vincenzo Perugia, che era effettivamente quello che l'aveva rubata il 22 agosto. Sulla sezione Neo sono eccezionalmente impreparata. So che il mondo è stato scosso dal matrimonio di Brangelina, mi è piaciuto moltissimo il look, proprio da festa di famiglia, che ho visto nelle foto che sono arrivate su Tumblr. Mi piaceva il vestito con tutti gli scarabocchi. Una mia carissima amica, quando ci fu il drammatico divorzio tra Brad Pitt e Jennifer Aniston, era team Jennifer. Io non credo di essere mai stata abbastanza coinvolta da ritenermi di alcun team, però da Mr. e Mrs. Smith mi piacevano moltissimo insieme Brad e Angelina, quindi fantastico. Inoltre c'è da dire che da quando guardo The Leftovers sono molto più contenta per Jen, perché prima, come si dice? Justin Theroux? Beh, per me era soltanto un nome. E ci ho anche messo un po' a collegare che si trattava di Kevin di Leftovers. Beh, ben fatto, ragazza. Al discorso di prima della mia amica, lei invece si diverte un sacco con i siti di gossip, ecco, cose del genere, e mi ha fatto sapere che Jennifer Aniston ha mandato un regalo di matrimonio a Brangelina e si divertiva a pensare a ideacce carogne, tipo la salsiera alla Big Bang Theory con inciso sotto in caso di divorzio da restituire a. L'altra notizia che so, fondamentalmente soltanto perché seguo Misha Collins su Twitter, cosa che io spero già facciamo tutti, e che è alla base di parecchie delle notizie che rimbalzo in questo video, è che ha aperto il negozio di Gish Wes. Ti metto il link nel box come al solito. Gish Wes è la più grandiosa caccia al tesoro che il pianeta abbia mai visto, di cui abbiamo già parlato quando è stato chiesto il mio contributo, di cui ho scritto un raccontino. Bleh, ne ho già parlato in una weakness passata. Occhio perché il negozio chiude per sempre, dice il sito, il 30 settembre. Quindi se vuoi comprare qualche articolo di merchandise, mi sa che bisogna che ti sbrighi. C'è un'altra grande notizia che in realtà forse sto dando con troppo anticipo, cioè il 30 settembre esce il nuovo libro di David Nicholls. Si intitola Us. Amazon lo mette in preordine appunto per il 30 settembre, ma non c'è da fidarsi perché, per esempio, avevo preordinato anche la quinta parte di Rivers of London, che è stato posticipato, ahimè, e se ne parla a metà novembre. Non credo che ci siano dati positivi in quanto a prezzo nell'ordinare qualcosa in anticipo, però se per caso lo ordini in ebook, io l'avevo visto con Glenn Duncan, alla mezzanotte del giorno in cui va in vendita, il tuo device, che sia un Kindle, un iPad, quello che sia, lo scarica da solo. Il libro del momento è We Are Not Ourselves di Matthew Thomas. Sempre perché Misha ne sta organizzando un book club, il cui punto centrale dovrebbe iniziare, se ho capito bene, o il 26 o il 29 di settembre. Spero di ricordarmi di parlarne quando saremo più vicini. All'inizio non è che fossi proprio gasatissima, perché avevo letto di cosa si trattasse prima di effettivamente cominciare a leggerlo, e la definizione che caratterizzava questo libro era un nuovo classico. Di solito sono scettica. Oh. Sono scettica quando un libro viene definito così e di solito ho torto. Anche in questo caso ho torto perché si tratta, per adesso, io sono più o meno a metà, si tratta di una di quelle storie che palpitano, una di quelle storie vive per cui sei immerso in mille personaggi che hanno infinite sfaccettature e la loro esistenza non è più necessariamente misurata soltanto da cosa riescono a ottenere e in cosa falliscono, ma veramente dai momenti che trascorrono. E quindi in questo secondo me somiglia di più alle vite mie e tua, insomma, che non sono effettivamente una lista di pro e contro, ecco. C'è ancora tempo, quindi se per caso vuoi essere anche tu pronto o pronta a discutere di questo libro con Misha, niente, ti consiglio di prenderlo subito e cominciare a leggerlo.
sulla missione della settimana credo di aver fatto un clamoroso errore. Perché volevo parlarne nel weekness passato, poi mi sono detta ma no, ufficialmente non è ancora cominciata, invece avrei dovuto. Insomma, si tratta di... non so se si chiami official. Beh, yoga challenge. La nostra insegnante, Erin Motz, si definisce una bad yogi. Io l'ho sempre sentito dire così, anche perché sennò sembra una versione... il gemello cattivo di yogi. Si dice yogi, vero? Maestro di yoga. È molto semplice come meccanismo. Ti iscrivi, è gratuito. Ti iscrivi alla newsletter, ogni giorno ti trovi in mail il video sui 10-12 minuti, per cui ti trovi a fare yoga tutti i giorni. Non sono una grande esperta. Ho cominciato a fare yoga 4-5 anni fa. Ho fatto una lunghissima pausa e solo adesso ho cominciato a rifarlo in modo un pochino più regolare, frequentando dal vivo una lezione di Bikram Hot Yoga, cioè quello che si esegue, credo, a 38 gradi. Saranno 38, a me sembra l'inferno. Avevo molta paura di farlo, tra l'altro, perché a volte soffro di pressione bassa, però persino io, che ripeto, a volte ho la pressione di uno zucchino lesso, riesco a fare lezione e la sensazione dopo è molto piacevole. Quindi mi ero iscritta alla Yoga Challenge per avere qualcosa da fare tutti i giorni ed è molto divertente, i video sono fatti bene. Secondo me è molto difficile fare yoga da soli e senza un grosso specchio in cui guardarsi, e non per ragioni egocentriche, ma sarà che io sarà che con la postura al computer io sto sempre storta, quindi con le spalle così, però mi sento dritta, quindi se non sto attenta faccio una posizione del guerriero dove teoricamente le braccia dovrebbero essere dritte, così che sembro un aeroplanino di carta che sta decollando male. Quindi con tutte le specifiche del caso, con grande cautela, comunque te lo consiglio anche solo perché è divertente ricevere ogni giorno questo pacchettino di esercizi fatti apposta. Mi piace molto, mi fa sentire in una sorta di procedimento disciplinato e puntuale, mi dà un'aria di rigore. Due app di cui devo parlare questa settimana. La prima è l'app di Audible. Audible è il fratellino degli audiobook di Amazon. Ho cercato audiobook in italiano per mia nonna e ti posso confermare che ce ne sono in italiano. Da quello che ho visto, la selezione non è proprio il massimo. Se ti adegui agli audiobook in inglese, piatto ricco mi ci ficco. Io per dire mi sono appena scaricata Neverwhere nella famosa versione dell'anno scorso o di 2 anni fa. Quella con Cumberbatch e McAvoy. Vabbè, è molto comoda, la puoi mettere sull'iPad o sull'iPhone e sincronizza la... No, non sincronizza la libreria, non è vero. Però ti puoi mandare il file dal sito di Audible direttamente sul dispositivo. Secondo me l'unico difetto dell'app è che non puoi acquistare direttamente da lì. Quindi non è come la app di Amazon. Però la trovo abbastanza comoda e ti dirò che ultimamente sto ricadendo sugli audiobook, specialmente quando, come al solito, sono in palestra e odio ogni momento dell'essere in palestra e magari sono sul tapis roulant, su cui non è che posso andare a leggere così, e quindi mi ascolto un audiobook. Sto raccontando parecchie cavolate, di cui probabilmente non ti interessa nulla, mie personali, sto video. Che culo che hai, L'altra app di cui ti devo parlare è Godus. Penso che gli adepti più fedeli di Peter Molyneux, che è colui che aveva creato il genere di God Game con Populous, avranno un po' da dire su Godus. E se devo dire qualcosa io stessa, è che i comandi a volte lo fanno diventare semplicemente un casino. Ma la grafica, secondo me, ti aiuta a superare qualunque altra ritrosia. Inutile a dirsi, tu sei Dio. La curva di apprendimento è piuttosto veloce e si tratta di una droga grave. È pur vero che si arriva, secondo me, a un momento del gioco in cui è necessario spendere le gemme, che sono la moneta dentro il gioco che acquisti con soldi reali. Quindi se riesci a resistere a questa terribile tentazione, il gioco si ferma naturalmente perché devi riaccumulare fede, fondamentalmente. I tuoi fedeli, credendo in te, ricaricano le tue forze. Questa bollicina rosa, ecco, è la loro fede. Vabbè, allora, aspetta che raccolgo tutte le bollicine rosa. Perché quello che effettivamente mi ha convinto a cedere a questo giochino è il sistema con cui disegni l'area di gioco. Cioè, tu scolpisci diversi strati di terra e di sabbia. E in questo dico che è un po' un casino, perché a volte
anche sull'iPad, che comunque ha una superficie di gioco più grande dell'iPhone, non si riesce esattamente a pilotare lo strato che vuoi. Però quando ci riesci è molto divertente. La sabbia è gratis, l'erba comincia a essere a pagamento con le palline rosa di qui sopra, quelle che collezioni con i tuoi followers che credono in te. L'altra cosa per cui mi piace è che quando, abbastanza in fretta in realtà, apri il porto, si apre una sorta di minigioco dove collezioni degli stickers che ti servono ai potenziamenti, e per collezionare questi sticker entri, ripeto, in un piccolo livello che ha qualcosa dei Lemmings. Cioè tu devi far arrivare i tuoi fedeli da dove sono arrivati con la nave a un tempio che hanno appena scoperto, evitando i pericoli. Devi formare la terra in modo che ci sia un sentiero perché loro possono arrivare al tempio. E visto che io ho ricordi molto dolci dei Lemmings, ecco, quei sottolivelli mi piacciono molto. Per ovvie ragioni sto recuperando l'intera filmografia di Lee Pace. Credo di essere attanto così da laccherare il computer di sua madre per vedere se ci siano filmini di lui da piccolo. Su questa scia, però, come spesso succede, ho visto due film quantomeno interessanti. Uno è Possession del 2009, protagonista femminile Sarah Michelle Gellar, trama forse non originalissima, ma con un twist che mi ha ricordato un po' Le verità nascoste. E di più non dico. L'altro è, secondo me, il divertentissimo Ceremony, che credo sia del 2010. Ho fatto molta, molta fatica a trovarlo su Torino, Otranto, Roma, Roma, Empoli, Napoli, Torino. Tant'è che credo di essere una dei tre Seeders, se lo cerchi a tua volta. E di nuovo alla House of Cards, visto che sto giusto recuperando la seconda stagione. You're welcome. Ceremony, dicevo, è un divertente film di fantascienza in cui una donna, Uma Thurman, è combattuta tra Lee Pace e un qualunque altro uomo. Ovviamente no, non è di fantascienza e non è neanche così incredibile perché in realtà il personaggio di Lee Pace è abbastanza ripugnante. Però è divertente vederlo recitare una macchietta così e il film ha, secondo me, una sua dignità specialmente di copione. Quindi se per caso, ahimè, hai finito Pushing Daisies, hai finito Wonderfalls, hai finito tutto quello in cui si può vedere Lee Pace anche solo per un secondo, io lo so perché ho anche guardato meglio la seconda parte di Breaking Dawn per vedere quei 14 secondi in cui c'è lui. Ecco, senza cadere così in basso, io ti suggerisco questi due. Per l'ambito TV in realtà ho molto poco da dire perché è tutto in corso. Spero preparatorio a un prossimo video sulle serie, per cui sto guardando The Strain, ovviamente, perché penso lo stiamo guardando tutti. Sto recuperando Leftovers, sto finendo la nona stagione di Supernatural. Si erano sentiti bisbigli su un potenziale rinnovo della 11. Credo non siano tutt'oggi confermati. E comunque, vabbè, non mettiamo il carro troppo davanti ai buoi. Mi è piaciuto da impazzire il commento che ho ricevuto nell'ultimo video in cui ne parlavo di qualcuno che diceva: ma io ci voglio invecchiare coi fratelli Winchester, hai ragione. Non sono neanche in pari con Doctor Who, cioè mi manca la puntata di ieri, sabato. Sogno bello questa settimana non ce l'ho, però ti faccio vedere i piccoli che sognano. Gli eroi che voglio segnalare questa settimana sono certamente tre, ma penso quattro, perché negli appunti che ho preso c'è un appunto illeggibile, quindi non ho idea di che cosa si tratti, ma... Dunque, Cybele Channel fa la Cyb Week. Io l'avevo nominata nella Ice Bucket Challenge, salvo scoprire che era già stata sfidata, l'aveva già eseguita ed era su Facebook e non su YouTube. Però, ripeto, fa la Cyb Week che è divertentissimo. David Maragnani, di cui ti metto il link, qua da qualche parte lo posso fare perché su YouTube mi piace moltissimo il modo in cui ha ritagliato le lettere per fare i titoli. L'avevo già segnalato su Twitter retweetando il link, ma ne parlo lo stesso. Diario di una nerd delle due ruote, ti metto il link qui sotto al suo blog. E infine ti segnalo Snack Attack, che ha fatto anche lui il bellissimo tag, il social media tag sui libri. Se sei l'oggetto del mio quarto appunto illeggibile, per favore segnalamelo di nuovo. Il modo migliore di farmi avere il link a una tua weakness, se finalmente decidi di farlo anche tu, è mandarmelo su Twitter, perché lì non me lo posso perdere.
Navigando ci sono tre cose di cui ti voglio parlare. Due vengono come al solito dal tweet di Misha. Devi avere un totale di circa 20 minuti da perdere, ma ne sarà valsa la pena. Il primo dei due link che trovi qui sotto è a Vimeo, quindi non te li posso mettere a schermo. È la gag reel della stagione 9 di Supernatural. Inutile a dirsi che è più sicuro guardare la gag reel soltanto quando tu abbia già visto la stagione. L'altro è un video che dimostra ancora una volta, se avessimo avuto bisogno di una garanzia, che il cast, anche dietro le quinte di Supernatural, è una manica di pazzi cialtroni meravigliosi. È un documentario di un giorno sul set. L'ultimo sito che ti segnalo è un Indiegogo. In realtà non c'è bisogno di contribuire perché il goal è stato ben raggiunto e superato. Ma ti consiglio di tenerlo d'occhio perché si tratta di Hullabaloo, un film steampunk in 2D disegnato a mano. L'on repeat è talmente banale che mi ero dimenticata di registrare nel primo giro. Ci siamo ancora dentro con tutte le scarpe in Awesome Mix volume 1 di Guardians of the Galaxy e l'altra traccia in repeat maniacale è Every Other Freckle degli All J. Quindi ecco fatto, my darling, questa è stata la mia settimana, so di non aver mantenuto la promessa con uno o più venividi, quindi come si fa nei promessi sposi quando viene infranto un voto, bisogna farne uno maggiore? Magari provo a farne due la prossima settimana. No, è una pessima idea. Comunque, io spero che questo video ti abbia fatto sorridere almeno una volta e che ti abbia fatto venire voglia di vederci al prossimo video. Ciao! Ah, e per chi era curioso su Twitter, no, il PK Blaster, il mio ancora non funziona. Ma non desisto.